Bentornati su Design. Oggi siamo in compagnia di Paola Fantauzzi qui presso il vostro stand Fantauzzi Interior Design. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, di cosa parliamo oggi? Intanto, bellissimo lo stand. Partiamo subito da questo. Come avete scelto questo arredamento, partendo dai colori e il perché? Allora, siamo partiti da un'idea di voler dare sicuramente un senso di sicurezza, di tranquillità, di voler entrare dentro casa, la nostra casa, e di creare appunto un senso di relax, di accoglienza e di piacere, quindi di sicurezza. E quindi abbiamo inserito questi toni di colore che sono, diciamo, una nuance nella scala dei bronzi, dei toni molto caldi, accoglienti, miscelati con i legni, e delle tonalità nuove che sono appunto queste tonalità sulla scala dei verdi, e sono, diciamo, un po' una nuova interpretazione di quello che è l'arredamento, visto che veniamo da un periodo di colori dove c'è stato un po' l'affermazione dei bianchi, di colori molto, diciamo, decisi. E devo dire che è stata una scelta molto condivisa e apprezzata. Infatti questa cosa dei colori la dicevamo anche prima con uno dei nostri docenti, Walter Sbicca, che tu conosci benissimo. Direi di sì. Anche lui parlava di questa tendenza che è cambiata molto, soprattutto sul colore. Esatto. Quindi qual è la tendenza attuale dei colori? Come dicevo, appunto, la tendenza è questi toni caldi, quindi inserire diciamo la scala, diciamo, dei Tortora, che poi vengono miscelati con i verdi, con la scala anche dei Rossa Cipria, colori pastello fondamentalmente, che si impastano bene tra di loro e che vivono, diciamo, in maniera molto armonica, soprattutto miscelati quando questi vengono miscelati anche con i legni. Invece, da un punto di vista del design, eravamo rimasti a quello stile un po' minimal che faceva tanta tendenza, invece oggi dove stiamo andando? Appunto, come dicevo prima, stiamo andando in un senso dove appunto c'è bisogno di essere rassicurati, di entrare dentro casa e di avere questa sensazione di stare bene. E sicuramente, ecco, i toni molto decisi, che sono appunto la scala dei bianchi, la scala dei neri, da cui veniamo, non aiutavano sicuramente ad ottenere questo tipo di risultato. E abbiamo creduto in questa strada, l'abbiamo percorsa insieme, studiata con la nostra equipe, e siamo molto soddisfatti del lavoro ottenuto, onestamente. Qual è il rapporto con i clienti e quali sono le loro esigenze? Sono cambiate? Seguono questa tendenza? Beh, diciamo che il nostro lavoro si è evoluto in maniera importante, perché mentre prima, tanti anni fa, eravamo coloro che vendevamo il mobile, oggi siamo coloro che vendiamo un'idea. Vediamo un progetto, condividiamo insieme le scelte partendo dalle esigenze, partendo dall'oggettività che è, diciamo, lo spazio, e poi creiamo insieme un qualcosa che possa essere la concretizzazione, no, dell'idea che un po' il cliente ha, però magari ha bisogno di un aiuto, di un percorso, di un supporto, e noi siamo diventati sicuramente, diciamo, dei partner importanti, e è un lavoro che dà la massima espressione, no, alla propria anche genialità, e quindi questa cosa, diciamo, è molto bella, perché poi ogni lavoro è diverso ed è nuovo. Adesso una domanda mia, curiosità personale, come è cambiato lo stile anche sull'illuminazione della casa? Beh, l'illuminazione è un elemento importante, anche perché l'illuminazione serve per mettere in evidenza quello che fai a terra. E quindi l'illuminazione è l'elemento che ti mette in evidenza l'oggetto, ti dà anche, è un elemento importante ai fini proprio di, come dicevo prima, no, di dare quel senso di serenità, e forse ha una valenza pari a un 40%, oltre ai colori, ai materiali. Sicuramente l'illuminazione è assolutamente importante, come ti dicevo adesso. Io ho visto un sacco di legno in giro, sì. Quali sono i materiali che tirano adesso? Materiali sono, e per il pavimento, appunto, molta presenza di legno, colori caldi, si ritorna molto ai toni scuri, miscelati con le tonalità appunto degli ori, dei bruniti, è molto bello perché
si usano tanti materiali in più. Il materiale è un elemento importante che caratterizza e dà la possibilità di poter rendere quell'oggetto, magari che nella versione laccata poteva avere, no, anche un effetto abbastanza piatto, però di dare una valenza sicuramente molto più bella, molto più nuova. Ci sono degli accessori particolari che adesso tirano un pochino di più nel mercato? Beh, l'accessorio per noi è sempre stato comunque il completamento dell'arredamento. Noi ospitiamo sempre, sia in showroom sia qua in questo showroom, in questa mostra, degli artisti. Quest'anno ospitiamo Stefania Rosichetti, una bravissima ragazza che fa le opere che qui vediamo, e per noi è assolutamente complementare come è tutto il resto, quindi dal tappeto all'oggetto, alla luce, al colore, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Bene, allora ricordiamo magari la posizione dello stand, ce lo ricordiamo, siamo nel padiglione 8. Sì, padiglione 7. Padiglione 7. Già l'avevo visto 8. Siamo nel padiglione 7, ci trovate subito, siamo in questo ultra visibile appena entrate, quindi grazie mille. Bene, grazie a te, a presto, vi aspettiamo. A presto.